Milano. La prima volta che qualcuno ha sentito il mio beat è stato mio padre, che è successo che, non so, un giorno mi sono messo sul computer suo, sul PC, e ho trovato il programma Fruity Loops, mi sono messo lì tipo a giocare un po' con quello che c'era lì dentro, tipo i drum kits, quelli che già trovi dentro, metto insieme un suonetto proprio stupido. E vado da mio padre e faccio: senti questo beat, senti questo suono che ho fatto. Lui dice: ah, stai facendo i beat? E tipo, io sì, sto così, non so manco che ho fatto in realtà. Ho solamente messo insieme due suoni. E lui tipo da là ha detto: perché non provi a farli? Quindi da là, senza impegno, mi sono messo e pian piano, producendo, sono riuscito a fare un beat finalmente finito, con un senso, che ci avrò messo, che ne so, 2 anni penso, prima di farlo. Comunque ho iniziato a 13 anni. Quindi a 15 anni il beat finito, l'ha preso e l'ha messo sul suo disco. E lui mi aveva detto, infatti, una cosa importante: il primo beat che doveva uscire era per lui. Tipo, non avrebbe fatto uscire un beat per qualcun altro se dovessi far uscire qualcosa. Che poi quel periodo comunque il rap era diverso, quindi era difficile far girare le basi. L'unico rapper con cui potevo lavorare veramente era mio padre, quindi... Mi trovi nelle strade del ghetto, crimine paga, quindi rischio di brutto, roba sotto banco, ogni giorno è una guerra. Quale i svantaggi di avere un padre già inserito? Assolutamente niente, perché anzi è stato proprio ogni volta lui incontrava qualcuno o la gente del suo gruppo con cui stava, Truce Clan o altre gente come il Club Dogo o chiunque conosceva, lui spingeva sempre il mio nome dicendo: ah, c'è mio figlio, lui produce, dovresti sentire le cose che fa. E così, diciamo, pian piano mi sono iniziato a far conoscere, a provare a far sentire. Però diciamo, non è che ero raccomandato, perché se ti posso dire la verità, non è che li davo alla fine in produzione. Se tu vai a ascoltare la discografia della musica italiana, non ci sta un beat di Sikluk che gira. Quindi non è che ero raccomandato, ero solo... Sapevano chi ero il figlio di Montana, quindi lo sapevo. Però per me comunque è stato un grande vantaggio, perché vedere mio padre, un rapper di successo, con questo gruppo che comunque era una situazione figa, per me mi faceva venire voglia di fare pure io musica. Anche se non è che volevo fare rap, perché rap non è che avevo qualcosa da dire, anche se in realtà ho cose da dire. Però là ero più spronato a creare musica. Comunque io sono cresciuto con tanto rap, ma anche tanta musica elettronica, come Bloody Beatles, Justice, Daft Punk. E allo stesso modo anche produttori tipo Snow Goons, i produttori dei Jedi Matrix, tutti questi usavano campioni di vocine, tutto questo mi fomentava a fare la stessa cosa, a replicare quello che hanno fatto loro. Guarda, io da piccolo ho iniziato a produrre, ho dato qualcosa a mio padre, qualcosa a Truce Clan, pure a Club Dogo nel disco di mio padre, e poi da là comunque lo facevo un po' per giocare. Da ragazzino ho trovato un gruppo di ragazzi e mi sono iniziato a chiudere, a capire, fare un concept di un disco. Questi lo chiamano il Tiber Squad, proprio una cosa vecchia. Con loro ho iniziato a capire un po' come fare, solo che è durata poco, è durato un anno. Quindi dopo quell'anno io mi sono aperto uno studio a Garbatella, dentro un garage, e ho conosciuto questi ragazzi che si chiamano Dark Polo Gang. E diciamo che da là ho iniziato a trovare l'alchimia perfetta per le mie produzioni. In quel periodo ero super cubo, tetro, cioè se dovessi scrivere la mia musica sarebbe un castello con un cancellone che si apre e fuori escono tutti i pipistrelli. Cioè quello era il mio periodo, stavo così, solo che non c'era nessuno che poteva accompagnare questo genere di musica italiana nel 2015. Cioè nessuno faceva questa roba, erano tutti più swag, o erano, cioè non swag tipo come sono io, come sono i rapper adesso, swag proprio, come si dice a Milano, zarro. Era molto tipo fresh, era quasi divertente la cosa, non era seria e cupa come per dirti Young Lean ai tempi. Quello era swag, era figo vederlo, quel collettivo così. E comunque con la Dark abbiamo trovato la giusta alchimia, e là ho capito che quella era la mia strada e dovevo chiudermi con loro come mi ero chiuso con quel gruppo prima. Solo questi ci stavano proprio, stavamo dentro tutti insieme. Io forse ho unito il gruppo, ma diciamo che loro già erano molto uniti. Anzi,
diciamo sono io che mi sono unito a loro, perché io comunque già ero conosciuto. Infatti nel 2015 io già avevo Instagram, avevo 10.000 follower, gli altri avevano tutti 3.000 follower, erano tutti sotto. Però questo perché ero avvantaggiato, ero figlio di Duke Montana, avevo già fatto delle cose, comunque già si conosceva il nome. Tutti questi rapper, ad esempio Dark Polo Gang, Sfera e Basta, è un'assurdità, ma stavano tutti sotto con i follower, quindi era assurdo pensarci questa cosa. E con la Dark io mi sono unito a loro perché ho visto un'immagine, non ho detto tipo, ah, questi sono ragazzi così e non mi devo unire. Ho detto no, mi devo unire con loro perché c'hanno proprio uno stile fighissimo che non ho mai visto in Italia. Ad esempio il collettivo di Young Lean, Sad Boys, o quanti altri collettivi ci sono, tipo A$AP Mob. Ho visto un po' quello, che non c'è mai stato. Il collettivo d'Italia, poca roba, penso. Un produttore che mi ha ispirato nella vita penso che sia Dr. Dre. E poi la storia di Dr. Dre è molto simile alla mia. Comunque lui si è fatto tanti step, che ha iniziato N.W.A, poi ha iniziato a fare la sua roba solista, poi ha aperto l'etichetta, poi ha iniziato a trovare altri rapper, ad esempio 50 Cent, Eminem. Comunque è uno che si è sempre evoluto, non è mai rimasto quello che era. Cioè lui ha iniziato con un genere che era più old school e poi si è iniziato ad andare più verso le hit. Cioè comunque lui con la roba old school ha creato un genere che non c'era prima. Ha creato proprio un mito, non so come dirti. E poi dopo ha iniziato a capire che lui poteva fare delle hit e da là ha iniziato a far sì che ogni cosa che faceva era una hit. Infatti tutti lo chiamavano, pure artisti pop, rock, chiunque. E poi sono molto ispirato a lui perché lui era un produttore, però non è che suonava tutto. Lui faceva venire, che ne so, un pianista, un chitarrista, ad esempio Scott Storch. Scott Storch era il pianista dei Roots e lui ha suonato roba per Erykah Badu, ha suonato il Steel Dre di Dr. Dre, ha suonato mille cose, fa Joe, cioè, un sacco di hit che neanche sanno tutti bene, che comunque era un musicista lui, era un produttore però molto musicista. E sta cosa di Dr. Dre di chiamare un musicista a suonare sulle basi per cercare melodie che lui non riusciva a trovare, quella ti fa capire che io devo essere come lui, devo iniziare a andare avanti. Comunque la trap l'ho fatta e questa cosa mi ispira un sacco adesso. Quindi diciamo ispirazione principale Dr. Dre. Still Dre Day, AK, though I've grown a lot, can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Guarda, sicuramente album solista lo voglio fare, ci sto pensando. Ogni tanto faccio uscire qualcosa così, ma lo faccio uscire perché ho voglia di farlo, però sono sincero, non lo faccio nel modo migliore, non lo faccio nel modo giusto, ma perché sono fatto così io. Comunque mi piace fare tanti, io faccio tantissima musica, ti faccio vedere quante basi ho, non ci credi, ho veramente un repertorio gigantesco. Quindi ogni tanto dico, vabbè, su questa base non ci canta nessuno, ci canto io, sperimento un po'. E poi non so come dirti, adesso ho 24 anni, ho fatto tanto con i rapper, quindi anch'io un po' ho voglia di farlo. Un po' come Kanye West, che all'inizio produceva per Rock Nation, no? E poi una certa ha deciso di iniziare a rappare, perché aveva tanto da dire. E pensava che comunque sulle basi sua certa gente non poteva fare quello che voleva farci lui su quelle beat. Stessa cosa che penso io sui miei beat. Ogni tanto che magari io posso fare una cosa che un rapper magari non mi può stare appresso e farlo. Non so se mi sono spiegato. Per spiegarmi non è che sono il top. Cosa mi manca per essere un, diciamo, più un rapper che un producer? Sicuramente esperienza. Io rapperò dallo stesso periodo che mi sono messo con la Dark. Infatti ogni anno farò almeno 10 pezzi, magari uno esce, due escono. Secondo me quello che mi manca è pensare un pochino più a me stesso. Io penso sempre un sacco all'altri, come fare un progetto 360, farlo fatto bene, plasmare un artista, manco plasmare, trovare il sound giusto per quell'artista, come se ci fai caso con la Dark Polo. Crack Musica aveva un suono, TDA aveva un suono, Succhi Zenzero aveva un suono, Twins aveva un suono. Ognuno ha il proprio suono, capito? Ha un sound. Quindi questo manca a me stesso. E quindi sono il primo a dire che ogni tanto sbaglio, dovrei pensare più a me stesso quando dovrei lavorare a queste cose. Ma quello perché sono un po' un pazzo, insomma, come dirti. Non ci penso mai a quello che dovrei fare. Però ultimamente mi sto chiudendo di più. Non so, io alla fine imparo sempre insieme a
qualsiasi artista con cui sto, perché capisco come si potrebbe approcciare un mio beat, quindi mi fa capire come potrei approcciare anch'io al suo lavoro per renderlo top, non so come dirti. Stando in studio con la Dark, comunque ci siamo cresciuti insieme musicalmente, quindi stiamo sempre crescendo, facendo sempre di più, che abbiamo capito che la trap l'abbiamo fatta, possiamo ancora farla, però adesso serve un step più in avanti. Se no, anche lavorare con Gali, per me capire come lavora lui è stato importante. Lavorare con artisti americani, cioè gli artisti americani hanno proprio un altro concept, cioè hanno proprio un'altra etica di lavoro. Entrano in studio, sentono il beat, subito vanno nel boot, fanno un po' di mumble o fanno fake melodies, capito? Non dicono, non parlano neanche, fanno delle melodie. Queste cose a me mi insegnano un sacco, perché magari l'italiano pensa, cioè rapper italiano, cantante italiano pensa che bisogna per forza scrivere, invece no, potresti andare direttamente nel boot, creare qualcosa, poi il produttore ti può indicare la via giusta, capito? Come si dice, ci sta più simbiosi della cosa, si sta più insieme. Invece prima era più, io facevo il beat, prendi il beat, rapper, ci registrava e via. Invece conoscendo più gente ho capito meglio come approcciare una traccia adesso. Allora, con Altura, Rosalia, J Balvin e il Guincho, Enzo, DJ Snake, Shaq West, Offset, 21 Savage, Gucci Mane, Spicci, Come As You Are, The Nirvana. Ok, allora, DJ Academics, che penso che è la persona che mi fa sapere tutto quello che succede nel mondo rap americano, sia buffo che serio. Foodies Roma, per sapere dove andare a mangiare nei posti giusti. Ava è l'ultima persona che mi ha chiamato per beccarlo, cioè pure Capo Blazza. Però mi sono sentito direttamente con Ava e siamo andati in studio e abbiamo fatto un pezzo. Sto diventando un producer internazionale già da tempo. Infatti, quando ero piccolo ho fatto un disco con un rapper che rappava con i Snow Goons, quindi proprio un altro genere musicale, cioè avevo 17 anni. Facevo beat totalmente diversi, infatti se vai ad ascoltare Instrumentals 1 puoi sentire tutti questi beat un pochino più crudi, più Jedi Matrix, proprio un genere totalmente diverso da adesso. Però negli ultimi anni, grazie a Instagram e grazie al nome che mi sono fatto e delle credenziali che ho, tutto quello che posso far vedere a un artista non italiano, mi ha fatto sì che quando ti vedono dicono: ah, questo è qualcuno serio, multi platinum producer, producer più seguito in Italia. Comunque è brutto dirlo, però comunque loro vedono un sacco i numeri, non so come dirti. Quindi se tu gli fai vedere i numeri, loro vogliono fottere con te. Ma poi non è solo il numero, pure lo stile che c'hai, il modo in cui ti approcci. Comunque mi sono sentito pure con rapper da 1 milione di follower, però non hanno avuto problemi a lavorare con me. La differenza con l'Italia e gli Stati Uniti, secondo me, non è tanta come prima. Prima eravamo molto indietro, eravamo molto chiusi di mente, invece adesso, dal boom di Dark Polo Gang, Sfera Ebbasta, Gali, tutti gli altri rapper che ci sono, o anche addirittura la musica indie, che ormai, diciamo, è neanche più pop, è proprio un genere, è come trap indie. Tutto questo qui ha creato un boom che adesso... Noi in Italia, quando facciamo i concerti, la gente a squarciagola viene a cantare. Io posso fare un DJ set, mettere qualsiasi pezzo di qualsiasi rapper italiano che sta nel posto giusto, o anche indie per dirti, ed esplodono. Io sono andato a concerti americani, cioè i ragazzi vanno lì per divertirsi, neanche sanno le canzoni, vanno là solo a sentirsi i rapper con le treccine colorate, è solo un'immagine, diciamo. Qua invece è cambiato veramente tanto, ci sono veramente i fatti. Non è come prima, quando tu vedi sui social, Instagram, i ragazzi fanno ma noi siamo italiani, siamo diversi americani, è una cazzata. Cioè noi, per me siamo veramente avanti, sia di stile, che comunque lo stile ce lo baitano quelli lì, 100% ci baitano. Seconda cosa, musicalmente noi comunque stiamo avanti, il sound europeo è sempre ricercato da un artista foreign, quindi da fuori. Ad esempio Kanye West, ogni disco che fa chiama 10 produttori diversi per un pezzo. Nel periodo che aveva fatto Jesus, mi ricordo, ha chiamato un sacco di produttori internazionali non americani, perché cercava quel sound più elettronico, più lavorato, che in America non ci sta, che comunque in America sono dei savages, capito? Ci sta chi fa rap,
È un savage, diciamo, è proprio uno che fa i beat, li cucina, bam, rapper ci rappa sopra, neanche ci pensa troppo a dire al rapper, oh, tu dovresti fare questo sul mio beat, perché il rapper là ti manda a fanculo, dice, non ti ascolto, capito come? È raro che trovi un Kanye West che lo sa che dovrebbe andare in Europa, quindi adesso stanno cambiando. E poi specchiato stavo a dire, rapper cerca, ah ecco, Metro Boomin, io lo noto adesso, Metro Boomin si è rotto di essere un produttore come questi, infatti lui sta molto più sul pezzo, sta creando il suo stile, sta creando tutta un'etichetta, sta creando, e quello mi ispira a me, come Dr. Dre, perché a parte Dr. Dre, dopo quanti produttori ci sono stati che ti hanno colpito, cioè. Ma quello che sto costruendo io sicuramente di essere più serio e avere la testa più in un posto e più concentrato. E comunque in questi anni sono stato molto uno spirito libero, diciamo. E penso si può notare se qualcuno mi segue sui social, mi vede, non sono uno molto tipo da major, uno da che sta così, che fa le cose con un senso. Diciamo, lo faccio sempre quello che mi sento da fare. Però quest'ultimo anno ho deciso di essere un pochino più serio, quindi andare per step, fare le cose fatte bene. Come ho fatto prima con la Dark, ma come faccio sempre con la Dark. Ad esempio adesso sto lavorando a un disco di Marina, lo sto facendo pensando solo a Marina, pensando che io, Marina, devo creare qualcosa con Marina, devo essere sul pezzo, come quel discorso là che ti dicevo sul rap mio, che io sul rap mio non ci sto tanto con la testa, cioè ci sto, ma ci potrei stare di più come ci stavo con la Dark, capito che voglio dire? O come adesso sto lavorando con Mecna, e con Mecna ho deciso che voglio fare un sound totalmente diverso da quello che faccio, quindi chiamo i chitarristi, ci mettiamo a arrangiare il pezzo in modi diversi in cui non avrei mai arrangiato un pezzo, mischierei dei stili, mischierei tipo la house anni 90 con la trap, però la house è tipo quella Chicago, parlo, quindi è proprio una cosa che non ti aspetti da me. Quindi sto molto più concentrato a creare un sound più aperto a più gente possibile adesso, perché comunque la trap non è che l'ho creata in Italia, però sono stato uno dei primi a mettere le radici su questo genere. Quindi secondo me è una roba di step che pian piano inizierò a capire. L'etichetta è troppo presto per me, secondo me. Cioè già sono un po' un pazzerello per me stesso, penso se dovrei gestire altre persone, non so, si creerebbe un macello. Io ho molto la cosa di sentire artisti nuovi, produttori nuovi, e provare a fare cose diverse, dando non una chance, per dare quello che ho io per quel cantante, quell'artista. Perché penso che magari nessuno ci sta ancora troppo appresso, quindi dico, boh, a me mi piace come lavoro, proviamo a fare qualcosa. Nell'ultimo anno l'ho fatto tanto, però adesso sto un pochino più selettivo, diciamo. Però sì, comunque quello è molto stile mio di essere, perché io comunque sono un botto, ho voglia di fare, non so come dirti. Quando ho conosciuto la Dark, come ti dicevo, io avevo 10.000 follower, loro non avevano nessuno, cioè non avevano tanto. Però non mi sono fatto la paranoia, io sono troppo grande, non dovrei andare con loro. Anche se, ora che mi ricordo, a quell'età, quel periodo stavo un po' di qua, non voglio fotte con nessuno, sto qua in studio, mi faccio il bucio di culo, vediamo che succede. Là mi sono detto, fammi mettere questi ragazzi. Quindi può essere che risuccede, capito come? Però ovviamente comunque dovrei dedicarmi tanto, e per avere il posto, la testa in un posto adesso, essere concentrato, sarebbe un po' difficile dedicarmi a qualcun altro. Se dovessi fare un'etichetta con due artisti esteri e tre italiani, chi potrei mettere? Fammi pensare. Allora, americani ci sono proprio un boato. Però io neanche ho tanto questo mito dell'America, perché comunque stanno tutti... questa America che come se fosse un paese di sogni, sì, comunque lo è, però gli artisti stanno in giro per tutto il mondo, perché adesso comunque il rap americano me lo sono squagliato, quindi invece di rapper chi potrei mettere? Ah ecco, Toro Imoy, se si dice così, lui sicuramente è uno che adesso mi sta gasando. J Balvin mi ispira proprio tantissimo, quello che sta facendo per me è epico, perché è reggaeton, però tipo si sente che sta spargendo, cioè ci sono altre influenze della sua musica, quindi quello è una cosa di longevità, ci sta della longevità lì in mezzo, a me mi ispira. Invece artisti italiani, chi ci sta di italiani?
Calcutta. Sì, Calcutta sì che spacca. Poi me lo sento un botto. Poi altri due è difficile. Capo Plaza che spacca. E poi Marina. Però già l'ho detto. Però anzi, Marina la metterei. Già sta in etichetta per me. Anche se non c'ho l'etichetta, già sta in etichetta. Quindi la cosa di cui sono più orgoglioso è sicuramente che sono sempre me stesso. Ogni cosa che faccio lo faccio perché me lo dice il cervello. Cioè, ogni cosa che faccio decido io. Cioè, non vuol dire che tipo se ci sta un'etichetta. Non sto parlando di etichette, assolutamente. Anzi, se ci fosse un'etichetta forse sarebbe pure meglio ogni tanto, credo, una drizzata. Però proprio in generale io sono molto tipo, se voglio fare un genere musicale, se voglio mischiare qualcosa sul mio beat, se voglio sentire qualcuno, lo faccio. Sono sempre molto libero, sono molto aperto. Come quando ho iniziato a fare Trap Lovers, non ero tanto aperto quel periodo. Quando ho scoperto che Canova stava per mettere mano sul disco, io ero un po' ancora il sick look della trap, che dicevo no, non vuoi aprirmi. Invece per me, anzi, quello è stato proprio un'apertura per me, quindi quest'ultimo periodo sono molto aperto. E per me è importante essere se stessi, e essere aperti a sentire altra gente che hanno da dirti. Quindi, non so, magari tanta gente non ha mai voglia tanto di sentire i discorsi dell'altro o farsi avvicinare a influenze da altre persone, magari mettere mano. Invece poi sono molto alla Dr. Dre, tipo, riempiamo, non so, proviamo a sperimentare. Disco di cui sono più orgoglioso? Crack Musica. Penso che Crack Musica sia proprio... Cazzo, là ho proprio trappato la merda. Però pure Full Metal Dark. Sì, infatti direi più Full Metal Dark che Crack Musica. Perché Full Metal Dark è stato l'albore di tutto e tutto quello che è venuto dopo già stava in Full Metal Dark. E comunque la gente ascolta molto le tracce che stanno più sui video, quelle hype. Però in realtà se uno ascolta il disco può capire che Crack Musica, TDA, Twins, su quei Zenzer, stava tutto già dentro su Full Metal Dark. Là già ci stava un miscuglio mio che tipo mischiavo tutto. Cioè, ci stava la traccia Medusa in petto che era più Crack Musica, ci stava la traccia Hobby che era più Succo di Zenzero, ci stava la traccia più Roulette Russa che era TDA per me, non so come dirti, capito? Era già stava tutto là, quindi per me quello è stato un grande disco, cazzo. La tua ragazza vuole me, troia, chiamami principe, soldi in tasca come fossi un principe. Una cosa che deve succedere entro l'anno prossimo è droppare qualcosa in America che va. Ma va in senso che va grosso. Perché già sto lavorando il disco insieme a Utrich Pablo One. Sto lavorando a singoli con rapper vari, come so, Killy, Block Boy. Che ci sta, è tutto un big accomplishment, no? Però vorrei proprio fare un pezzo che, come va qua, che ne so, il sportswear, cioè, o British, o cambiare adesso, cioè vorrei che succedesse di là, capito? Se succede quello so mega happy, se non succede comunque tutto a posto. Perché tanto sono sicuro che da qua al prossimo anno succede panico, non lo sento. Non mi venite poi a dire sotto sul video su YouTube, ah Luke, ma come parli, tipo, dove sono i verbi, i congiuntivi, gli aggettivi, bla bla bla, tutte quelle cose. Io sono mezzo inglese, mezzo italiano, anzi pure americano, perché sono solo nato a Londra, sono cresciuto in America, quindi volevo chiarire questa cosa. Per il resto, grazie a tutti, ci sentiamo molto presto.